sospesa tra il monte e il mare, così come la sua storia è incerta tra il mito e la realtà, Gela domina il panorama dell'ampio golfo, il cui arco sembra trovar seguito nelle colline che digradano sino quasi a lambirne le acque. Su questa spiaggia dalle dune gibbose, dove sabbia e cespugli celebrano povere nozze, la leggenda vuole riconoscere le affaticate orme di Ercole. Né forse sono riusciti a cancellarle i cingoli dei carri armati, che con lo sbarco di Gela iniziarono, ed è storia ancora recente, l'invasione in Europa. L'arte della guerra non è più quella di una volta, ma le fortificazioni moderne, costruite per singolare coincidenza sui resti di antiche opere di difesa, caddero come le altre. A quali eserciti le antiche fortezze tentarono di contrastare il passo? Sovrapposto ad altro muro dalle caratteristiche neolitiche, questo muro di mattoni crudi del V secolo a.C., che anticipa nella sua struttura il moderno cemento armato, potrebbe ricordare, ad esempio, le epiche vicende della resistenza di Gela alle invasioni di cretesi e di cartaginesi. Sono problemi storici e archeologici che ancora attendono una soluzione. Ma ecco, affidato al volo augure degli uccelli, un messaggio di pace levarsi dalla necropoli. I loculi, scavati nel tufo, sembrano voler custodire nei millenni il mistero dei siculi sicani, gli antichissimi abitatori di questa terra. Nelle necropoli e nelle zone degli scavi sono stati rinvenuti in numero ingente vasi, anfore, suppellettili e cimeli funerari che documentano le varie fasi dell'antica civiltà gelese. Gli archeologi che in questa zona trovano ampio campo di ricerche, che già fruttarono scoperte di valore fondamentale per lo studio delle antiche civiltà, hanno accumulato materiale di epoche diverse. Vasi e anfore del VI secolo con preziose figure umane dipinte in nero, descrizioni di scene religiose, episodi dell'epopea omerica. Altri del V secolo, il secolo d'oro di Gela, recano frequentemente soggetti mitologici. Ed ecco ancora suppellettili e anfore di secoli successivi, segni tutti dell'alto livello della civiltà mediterranea di Gela, che ebbe il suo grandioso sviluppo sotto la guida di Roma repubblicana. Come la favolosa Fenice, così Gela risorse dalle immanes ruines a cui l'avevano ridotta i cartaginesi ad opera di Federico II di Svevia, che intorno al 1230 utilizzò gli antichi ruderi della colonia greca come materiale di costruzione per riedificare case e chiese della città che battezzò Terranova Sicula. Vecchie, non antiche, le povere case contadine della Gela dell'Ottocento, che anche se ricche di pittoresco colore, non riescono a nascondere lo stato di abbandono in cui per troppo tempo venne lasciata questa terra. La piana di Gela aveva troppa sete per poter essere prospera. L'acqua stagnava negli acquitrini e la terra che avrebbe potuto essere fertile e produttiva si impantanava d'inverno e si inaridiva d'estate. La diga Grotticelli, costruita 4 secoli fa sul fiume Gela, aveva permesso la regolare irrigazione di qualche centinaio di ettari di terra, poche gocce su una terra assetata. Il castello del feudatario dominava con inutile orgoglio una pianura dove il problema dell'acqua restava drammatico. Con la costruzione della nuova grande diga del Dissueri, finalmente realizzata in questi anni, la piana sta ora mutando radicalmente il suo volto. Il completamento di questa opera gigantesca
ha concluso i lunghi periodi di studio dedicati alla ricerca delle soluzioni tecniche più appropriate. Per decenni le speranze delle genti di Gela hanno vissuto nell'alternanza di fiducia e sconforto secondo le sorti dei vari progetti via via predisposti e che mai trovavano effettiva attuazione. L'enorme bacino della diga è dotato di una capacità di invaso di oltre 14 milioni di metri cubi d'acqua, sufficienti ad irrigare 6.000 ettari di terreno. Il perfetto sistema idrico predisposto in relazione alla diga, i grandi impianti di irrigazione a pioggia hanno permesso di trasformare in una ubertosa distesa le terre già incolte. Al posto della palude e della disseccata radura si allineano ora le colture agricole a più elevato livello di produttività. Nei vivai, impiantati su larghissime estensioni a cura del corpo forestale, i germogli delle nuove piante, destinati a ripopolare le zone boschive, si susseguono in ordinati filari. In questi grandi centri nascono i boschi di domani. Le piantine, coltivate con ogni cura, vengono poi trapiantate nelle selve minacciate dal disboscamento o in zone brulle e desolate da rinverdire. Con l'imbrigliamento delle dune mobili, mediante l'innesto di radici, si riesce a recuperare all'attività agricola e all'abitabilità vaste zone già abbandonate dall'uomo. Questi tratturi, segnati dal paziente incedere dei placidi asinelli, si trasformeranno in veloci arterie di normale comunicazione, valorizzando una zona le cui bellezze naturali meritano davvero ammirati turisti. Gela si ingrandisce e si bonifica. È una nuova città che si annuncia. Si costruisce una scuola moderna. Nuovi edifici pubblici levano alte le linee di una ardita concezione architettonica. Ville signorili sorgono in un quartiere residenziale. Qui sta sorgendo il villaggio del fanciullo. La nuova edilizia tende soprattutto a risolvere il problema di case vaste ed accoglienti per il popolo. Intanto, nelle colonie permanenti, come questa intitolata ad Antonietta Aldisio, i bimbi ricevono l'assistenza di cui necessitano in un ambiente sereno che essi animano dei loro gioiosi richiami. Fervore di iniziative che addita prospettive nuove. E quasi a simbolo della rinnovata floridezza sta un fiore antico che ora segna di bianche corolle la fertile distesa. Questo è il paese dove fiorisce il cotone. Col volto ridente, le brune raccoglitrici radunano i candidi fiocchi. Torna l'amore per la terra natia e meno ingrata appare la quotidiana fatica. Un nuovo frutto della terra di Sicilia parte da queste banchine. Nord e sud, industria e agricoltura, si tendono la mano attraverso lo stretto. Ma Gela, affacciata sul mare, guarda anche alle rotte mediterranee ed orientali già molte volte da lei percorse nei suoi 25 secoli di mutevole storia. Sono ancora i suoi figli migliori ad indicare le vie della rinascita, nella quale è presente lo spirito di una religiosità antica, forse lo stesso che animò Eschilo, che a Gela lasciò le sue spoglie mortali e il culto della sua tomba.